tradizione acrobatica tutta italiana che fonda le sue radici nei lontani anni 20, nel infatti novembre del 1929, quando i primi pionieri del volo acrobatico con le loro evoluzioni alla controala volevano dimostrare come l'acrobazia aerea fosse un'esigenza concreta della caccia, ed ebbe così inizio la stagione epica dell'acrobazia. L'unità italiana che vive battute da nomi assonanti come i lancieri neri, le tigre bianche, i cavoli rossi, gli assonanti, il cavaliere rampante alternati con il corpo di aeronautica militare, proprio dal cavaliere rampante con quell'epico volo dei tigre bianchi, F-86 e Costabile, che si trasferirono dalla quarta aerobrigata proprio qui a Rivolto, dove salutarono la terra pulana, la scuola dell'acrobazia, a troppo forte mangiando la del capo formazione in rombo sale, puntando dritto verso il cielo per la prima spettacolare apertura. Si limita con te.
sottolineata dal passaggio del solista. Tutto sta pesando circa 7 volte il suo peso, disegna questo cerchio perfetto con il fumo bianco. Negativo, meno 3,5, differenza di valore assoluto di circa 10 g. Il nostro solista si arrampica sulla destra, la velocità. Poni numero 4, capitano Pierluigi Rappa. Poni numero 5, capitano Alessio Terzi, con questa rotazione. Dopodiché Cabrera cavalcando in salita il verde, il bianco ed il rosso del nostro tricolore per inserirsi nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra dell'Arizona. A tutti voi per questo compleanno delle frecce tricolori. Sono 5 i velivoli alla nostra destra, 10, il solista della pattuglia acrobatica nazionale, il maggiore Massimiliano Salvatore. Della bomba!
aerodinamiche di mano una velocità di questo veicolo utilizzando il condotto interamente a vista dai colloqui della pattuglia acrobatica nazionale, ma il ritmo è stato avanzato. A fondo corsa in tutte le direzioni si esegue questa spettacolare manovra, poi una salita in verticale ancora una volta che c'è, è una meraviglia, vera.